Ti voglio far conoscere un monastero dove una trentina di monache benedettine vivono dietro le grate fino alla morte. È il monastero di Santa Grata a Bergamo Alta. Bergamo Alta, circondata dalle sue possenti mura, costruite l'ultima volta dalla Repubblica Veneta nella seconda metà del 1500. Bergamo Alta, in tempo romano, era la città dei templi pagani, del foro, dell'anfiteatro. Su questo bastione che domina la città bassa, Bergamo Nuova, si innalza il monastero di Santa Grata, una fortezza e una clausura inoppugnabili. Eccezionalmente aperto alle nostre telecamere e a noi che possiamo dirti con convinzione, la loro vita non è la vita di sepolte vive. L'ingresso al monastero è da via Arena. Il rilievo del timpano che sormonta il cinquecentesco portale raffigura Santa Grata, protagonista della storia, un po' storia e un po' leggenda, di questo monastero. Al tempo delle persecuzioni cristiane questa zona era il podere di un signore, la cui figlia Grata appunto si era convertita e aveva convertito pure i genitori e il marito. Grata seppellì nel campo quello che era rimasto del corpo martirizzato del soldato cristiano Alessandro, oggi patrono di Bergamo, il capo. Il monastero di Santa Grata, ad oggi, è ritenuto il più antico di Bergamo. Documenti ne attestano la presenza fin dal 1028, ma probabilmente le sue origini sono molto più antiche. Sarebbe stata la mamma di Grata, Adelaide, a radunare attorno a sé delle donne per pregare e imparare a conoscere sempre meglio Gesù. Questa primitiva forma monastica durò per parecchi secoli e probabilmente ottenne il primo riconoscimento nell'808 con Carlo Magno. In seguito, nel 1052, il Papa Leone IX approvò l'introduzione nel monastero della regola di San Benedetto. In questo periodo le ossa di Santa Grata furono traslate dalla chiesa di Borgo Canale nella chiesina del monastero e il monastero, che inizialmente era denominato di Santa Maria Vecchia, fu intitolato a Santa Grata. La costruzione dell'attuale chiesa del monastero di Santa Grata fu iniziata nel 1593 e fu inaugurata nel 1624. Il monastero di Santa Grata, nei suoi oltre 1000 anni di vita, ha vissuto i dolori delle guerre e delle soppressioni, ad iniziare da quella del 1700. Solo dal 1930 il monastero è ritornato ad essere il monastero delle origini, ripristinando la rigida clausura papale. Le suore di Santa Grata di Bergamo materialmente vivono del loro lavoro, si alimentano spiritualmente con lo studio e la preghiera. Nel 1978 Giovanni Paolo II alle suore di clausura ha raccomandato di pregare per gli uomini e il mondo. Ed è quello che fanno le monache di Santa Grata di Bergamo, perché la storia si costruisce in ginocchio, perché non c'è futuro senza preghiera.